Eccoci con Giuliano Pili, mister dell'Ariso, al termine di questa bella vittoria sul campo dell'Ottana, 3-1, prestazione convincente, partita praticamente archiviata già dal primo tempo. Una valutazione sulla partita. Buonasera innanzitutto, come ha detto lei, una bella partita, chiusa già al primo tempo con un avversario ostico, nostro avversario già l'anno scorso, quindi la partita era più sentita e più agguerrita, però la squadra si è dimostrata per quello che è stata costruita, pronta per lottare per i primi posti. Ecco, voi volete fare il doppio salto consecutivo, cosa è cambiato rispetto all'anno scorso? L'idea è quella, però non sempre investendo, cambiando ruoli o giocatori si vince, bisogna dimostrarlo in campo ogni domenica. Confronto all'anno scorso è cambiato che abbiamo tenuto tutti i nostri giocatori migliori, iniziando da Kiko Ru, un giocatore ambito alla categoria di serie superiore, e abbiamo rinforzato la squadra con giocatori del calibro di Maurizio Piviri, di Marco Cardo e di Mirko Murgia. Giocatori che fino all'anno scorso giocavano nella promozione e nell'eccellenza sarda. Certo. Ecco, voi tra l'altro siete riusciti anche qui a Ottana a giocare palla a terra su un campo difficilissimo che poi con la pioggia addirittura è diventato pesante e lì magari avete sofferto troppo, no, nel finale. Noi questo di giocare palla a terra è un obiettivo che ci siamo messi sin dall'inizio della preparazione, vogliamo impostare il nostro gioco, dettare leggi in ogni campo dove andiamo. Alla fine abbiamo ceduto un po', non quanto per l'acqua quanto per la preparazione, non è ancora completata, il periodo è stato troppo corto. Certo. Quali sono le vostre avversarie più temibili in questo campionato? Le avversarie più temibili in una realtà per noi nuova che ancora non conosciamo, sulla carta dovrebbero essere l'Ollolai, il Meana Sardo, lo Vorda, una nobile retrocessa, e poi tutte gli altri a seguire, Sarule, Ruina, tutti i campi duri da affrontare. Ecco, tra l'altro, lo diciamo per chi non lo sa, voi avete un bellissimo impianto ad Ariso che ha ospitato la preparazione anche del Cagliari. Il Cagliari Calcio, quest'anno c'era l'Arzachena, esatto, di cui siamo diventati in un gemellaggio società affiliata. Sicuramente una località anche molto conosciuta dal punto di vista turistico, Ariso, nella quale si può fare bel calcio. Dal punto di vista del settore giovanile, voi come siete messi? Il settore giovanile, da 2 anni a questa parte abbiamo ricostruito tutto il settore giovanile, abbiamo 7 squadre di giovanissimi allievi, tutte le categorie possibili immaginarie, in più abbiamo la pallavolo femminile anche da 2 anni a questa parte. È un lavoraccio che però vogliamo mandare avanti per il bene dei giovani, della squadra, del paese tutto. Ecco, un giudizio sull'Ottana? Punto di vista sull'Ottana, avversario sempre molto temibile, campo duro, ben organizzato, giocatori di categoria superiore come Flavio Carta e il bomber Marco Floris. È campo duro, come ho detto, non sarà facile per nessuno vincere qua. Assolutamente. Benissimo, noi ovviamente ringraziamo Giuliano Pili, in bocca al lupo per questo campionato, sappiamo che dovrebbe essere a giorni una novità anche per quanto riguarda la guida tecnica, no? Non dico proprio a giorni, ma nell'arco di questi di fine anno dovremo avere il nostro vero mister. In questo momento sta facendo il traghettatore, ne sono fiero, mi piace farlo, sarà aiutato da questo nostro compaesano che ora ha problemi di salute e lo aspettiamo a braccia aperte. Benissimo, allora grazie ancora, complimenti per la vittoria, in bocca al lupo all'Ariso per il campionato. Grazie, arrivederci.